La sua salvezza sta per venire. Cristo è risorto! Buona giornata, carissimi amici. Accogliamo la parola di Dio che anche oggi la liturgia ci dona e leggiamo insieme il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 5, dal versetto 33 al 36. In quel tempo Gesù disse ai giudei: voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo, ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e risplende, ma voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni. Le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Amen. E oggi vorrei leggere con voi anche la prima lettura, che è dal profeta Isaia, capitolo 56, 1-8. Così dice il Signore: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire. La mia giustizia sta per rivelarsi. Beato l'uomo che così agisce, e il figlio dell'uomo che a questo si attiene, che osserva il sabato senza profanarlo, che preserva la sua mano da ogni male. Non dica allo straniero che ha aderito al Signore: certo, mi escluderà il Signore dal suo popolo. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere Suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Oracolo del Signore Dio, che raduna i dispersi di Israele, io ne radunerò ancora altri, oltre quelli già radunati. Amen. Vediamo oggi, carissimi, come il Vangelo è in piena armonia con la prima lettura al profeta Isaia. Vediamo innanzitutto che cosa dice Gesù. Sta parlando ai giudei dicendo: guardate che è venuto Giovanni il Battista per prepararmi la via e preparare voi per la mia venuta. Lui era una lampada che arde e risplende. Giovanni Battista, lo dice molte volte Gesù, soprattutto all'inizio del suo ministero, è stata quella voce che ha gridato: ecco viene, ecco il regno dei cieli è vicino, convertitevi. E Giovanni il Battista ha sempre emanato la luce di Dio. È stato come un fuoco, un nuovo Elia, questo profeta dell'Antico Testamento che era efficace, aveva autorità nel nome di Gesù. Giovanni ha preparato la via e dice: voi giudei non lo avete ascoltato, non vi siete convertiti, non avete aperto il vostro cuore. Però dice: io do una testimonianza ancora superiore. I vostri occhi vedono delle opere che io sto facendo, quelle opere testimoniano che il Padre mi ha mandato, che il Padre è con me e che io sono venuto per voi. Ecco, allora come la prima lettura da Isaia 56 si aggancia quando c'è questa profezia: la mia salvezza sta per venire. È la parola del Signore efficace che entra nel cuore di Israele, entra nel cuore di coloro che ascoltano, perché dice: voi che avete aderito al Signore per servirlo, per essere Suoi servi, e dice: e restate fermi
nella sua alleanza. Quanto è importante in questo tempo di avvento ancorarci all'alleanza di Dio. Tante volte noi siamo molto bravi a brontolare, a criticare, a scoraggiarci e a mettere da parte la legge di Dio, la sua parola. Ma oggi sta dicendo il Signore di servirlo, di amarlo, di rimanere fermi nella sua alleanza, nella sua parola, nella preghiera. Altrimenti quando diciamo ah, non ho tempo di pregare, non ho tempo di leggere la parola, perché preghiera non è solo una relazione personale con Dio, ma è un ascolto, il famoso Shema Israele, Deuteronomio 6. Se il popolo di Dio non ascolta la voce di Dio, cammina nelle tenebre. Se noi ascoltiamo la voce degli uomini, siamo nelle tenebre. Ma se ascoltiamo la voce di Dio e rimaniamo fermi nella sua alleanza, ecco la promessa, Dio ci condurrà sul suo Monte Santo, ci colmerà di gioia. Farà delle nostre case, case di preghiera. Ecco quanto è importante dare a Dio un tempo quotidiano. Non deve essere pochi minuti, perché di tempo noi ne abbiamo. Le attività, lo so, prima del Natale ce ne sono ancora di più del solito. Ma siamo noi che decidiamo le priorità, a che cosa dare più importanza. E a volte, lo dico per esperienza personale e comunitaria, magari diminuiamo le ore di sonno e aumentiamo le ore di preghiera. Perché la preghiera è la nostra forza. Perché se i miei orecchi non ascoltano la parola di Dio, io sono nelle tenebre. Posso essere riposato, ma il mio cuore vacilla, il mio cuore si scoraggia, il mio cuore teme. Ecco allora la promessa di Dio. La sua salvezza sta per venire. Rimaniamo fermi nella sua alleanza, nella preghiera, nell'ascolto, nella proclamazione della sua parola e Dio ci esaudirà. Grazie, Signore Gesù, per le parole che oggi tu ci hai detto. Noi ti benediciamo perché sei fedele, perché sei grande, perché sei misericordioso, perché anche oggi i nostri occhi potranno vedere le tue opere nella nostra vita, in mezzo a noi. Grazie, Signore, per come Tu ci accompagni. Aiutaci a camminare per le Tue vie. A Te l'onore e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, ecco lo slogan di oggi. La Sua salvezza sta per venire. Rallegriamoci. Dio non ci abbandona. È al nostro fianco, ma noi rimaniamo fermi nella Sua alleanza e nella Sua parola. E Dio ci benedirà. Buona giornata. A domani. Ciao. Il Signore Re della gloria, ecco viene il Signore Re della gloria. Del Signore è la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Ecco viene il Signore Re. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non si rivolge agli idoli? Ecco viene il Signore Re della gloria. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza.